Eccola. Ciao. Ciao, come stai, Stefania? Bene, tu? Bene, grazie. Che succede? In questa vacanza stiamo facendo un sacco di cose, quindi fuori è tutto molto bello. Dentro speravo di avere il cuore che battesse subito. Le famose farfalle non ci sono. Io sono in una fase di conoscenza, di compagna di viaggio, di amica, di sorella, cioè sono questo adesso. Cioè il cuore non ha sentito nessun brivido. Tu ti aspetti che le emozioni arrivano solo sulla base di quello che lui riesce a fare per te, riesce a dare, o pensi che se una persona riesce ad emozionarsi ci riesce indipendentemente, Stefania? Le emozioni sono dentro di me, io penso che lui stia provando a farmi emozionare, ma al momento non c'è proprio quel feeling. Se il cuore non mi batte e non sento emozioni, faccio un po' fatica ad andare avanti. Tu pensi stai facendo del tutto, Roberto, per rappresentare per Stefania un potenziale partner, un potenziale marito? Sono sincero, sarei falso se dicessi che sto facendo di tutto, ma per un motivo molto semplice, perché non lo considero neanche il posto giusto. Ci stai andando con i piedi di piombo, mi pare di capire. Per forza, assolutamente sì. Alla ricerca di una sintonia, di trovare una sintonia migliore. Eh sì, perché comunque dobbiamo partire da un presupposto dove sicuramente da ambo le parti non c'è il battito di cuore dal punto di vista fisico. Ma non perché io non consideri Stefania una bella donna, tutt'altro. Però in questo momento mi sto concentrando sulla Stefania come donna e come persona. Per me rimane valido una convinzione che ho, che in questo momento difficilmente Stefania potrebbe conoscermi completamente per ciò che sono. Sì, io ho sempre desiderato una persona accogliente, che mi facesse complimenti, che mi trattasse con gentilezza, con modi. Un po' come fa lui, però gli ho detto una volta che non sono sua figlia. Sì. Ogni tanto questo suo modo di essere così premuroso, e io fino a ieri molto indipendente, a volte mi sento un po' figlia. Non posso dire che io voglio uno stra***o, cioè non è che voglio così, però un po' di... qualcosa non troppo scoperto, ma da scoprire, mi piace. Roberto, stai maggiormente centrato su te stesso, perché è vero, è un'ottima cosa quella di sintonizzarsi, di cogliere i segnali, di evitare fraintendimenti, però corri il rischio di scivolare appunto verso la condiscendenza e verso una ristrettezza, concedi meno di quanto tu non abbia. Cosa hai fatto, oltre a parlarne, per non sentirti, per non inserirti in questo ruolo di figlia, Stefania? Cosa ho fatto? Non farti questa esperienza come una donna intrappolata da questo tipo di ruolo. Grazie, un Nana. Un grande abbraccio. Anche io ti abbraccio. Presto. A presto, volentieri. Ciao Stefania. Ciao. Buona serata. Ciao. Ciao.